Grazie, la quarta faccia tosta è straniera, viene straniera, non è italiana, lo voglio dire subito perché se avrà delle difficoltà di pronuncia così bisogna scusarla, in quanto viene da molto lontano. Signore e signori, abbiamo qui la signorina Brigida Lugano da Lugano! Ok! Eh no, beh, perché qui sì, ha ragione signora Lugano, però d'altra parte ancora lei ciumbia che vada pure. Visto che molto carina. Molto carina. Mi è caduto l'occhio proprio. Buonasera. Già, è vero, le stavo dando un bacio, però lei ha dei colori che a me non è che piacciono molto, proprio io sono un tifoso imparziale, proprio io non tengo per non so. Forza Milan! Lo dico subito una cosa, chi non do il posto vero, allora volevo dire, ragazzi, volevo dire un attimo, questi ragazzi qua sono i miei amici che sono tutti dell'Inter Fan Club da Lugano e io sono il presidente. Sì, ma Biancaneve dov'è? Ha lasciato a casa. Sono dei nani, che neanche uno... Oh, come ti permetti? Vai, non sti... Ma come ti permetti? Ma cosa vuol dire? Beh, adesso scusi, signorina Lugano, non mi dirà che sono alti questi qui. Io conosco tanti interisti, sono tutti piccolini. E poi sono arrivato io. Lei alza un po' la media, ma Paolo Rossi, Gino e Michele, sono tutti piccoli, dei nani, viventi. Santin della Gialappa, il più nano di tutti, alto un metro. Credo che finito di parlare, parlo io. Forza Inter! Va bene, va bene. Signorina, scusi, allora... Dimmi. Dimmi. Ok. Signorina Lugano, sì. Lei assomiglia a qualcuno di famoso, ma non famoso qui in Italia o in Svizzera, in tutto il mondo, perché... Io conosco un'attrice che faceva una pubblicità che si tuffava nell'acqua, molto bella, anch'io. Con una cabriolet americana. La conosce? Sì, è la mia sorella. E le assomiglia, due gocce d'acqua. Sì, è la mia sorella. Va bene, allora non diciamo chi è perché non possiamo fare pubblicità. Lei, qual è il suo sogno segreto, signorina Lugano? Guarda, signor meno 11. Come? Signor meno 11. Signora meno 11? Signor meno 11. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi siete 11 punti meno indietro, di voi. Meno di noi. Forse Inter! Allora, il mio... Ok! Il mio sogno è... Sì. Perché io so che lei è molto amico di Presidente Moratti. Se sì, lei può spendere un paio di buone parole. Massimo. Perché il mio sogno è diventare il nuovo mister dell'Inter! Lei? Sì! Vabbè. E io so che lei è molto gentile, sì. Però ha proprio la faccia da milanista, fai schifo. Questo è per te. Grazie, e arrivederci. Come trattano... Questo è per te. Ok. Allora, andiamo, bene, ragazzi. Andate a prepararvi, forza, via. Vanno via.